Ho avvistato la Serbian Dancing Lady su GTA 5. L'evento si attiva solamente se c'è il temporale molto forte e si vedeva che aveva il collo tagliato e altre cose molto particolari. Si pensa che sia scappata da una stanza dell'ospedale dove vengono tenuti i morti. Oggi sono nelle vesti speciali di un agente dell'FBI, cioè sarebbe dell'FIB, che praticamente è un'agenzia governativa su GTA che investiga tutto, no? Tipo i misteri. E perché? Perché oggi c'è la Serbian Dancing Lady, che però è esattamente qui, è stata avvistata proprio qui, come vedete, dalla mappa. E qui, tecnicamente, dovremmo vederla, quindi direi di prendere la macchina e andare. Ok, adesso andiamo, ragazzi. Qui bisogna stare molto attenti perché i misteri qua si fanno veramente pesanti. Cioè, poi anche molto interessanti. Come vedete c'è anche il temporale, quindi è perfetto come tempo, perché dobbiamo investigare un mistero, quindi... Madonna, raga, cioè andremo ad investigare su questa cosa, sarà fighissimo. Chissà poi dopo, anche perché, scusate, ma non vi sembra strano che la Serbian Dancing Lady sia dappertutto in questo periodo? Perché si pensa che l'abbiano aggiunto su GTA da ormai tempo, da quando esiste lei, no? Però praticamente oggi possiamo anche vederla, perché oggi vado io a vederla. Non so se qualcun altro è andato a vedere questo evento che avviene ogni volta, ogni tanto, nel mondo di GTA. Però sarà veramente figo. Prima io ho visto che in città, prima di iniziare il video, non c'erano delle macchine, raga. Il che mi fa pensare che sia anche questo parte dell'evento, se ci pensate, no? Perché il fatto che non ci siano persone in una città, poi peraltro come Los Santos, che dovrebbe rappresentare Los Angeles nella vita reale, ovviamente è molto difficile, no? Quindi probabilmente le persone si erano spaventate, io penso. Anche perché poi la Serbian Dancing Lady sappiamo che fa... Stiamo attenti, infatti, tutti quanti. Allora, adesso dobbiamo andare un attimo avanti e poi tipo andare a sinistra. E quando andremo a sinistra, lì inizierà davvero la strada inquietante. Ecco qua. Scusi, signore, mi dispiace se l'ho colpita, ma io sono dell'FBI. Non ho tempo per... tanto le risistema il governo, non mi importa. Ecco qua, ragazzi. Ci stiamo... Raga, che inquietante. Oh, mio Dio. Entriamo qua, perfetto. Allora, adesso siamo dentro la macchina, come vedete, no? Stiamo entrando in questa foresta qui. Ed è proprio qui che è stata avvistata la Serbian Dancing Lady. E siamo dentro la foresta. Andiamo. Vedete, qua c'è già un albero che è tipo rotto. E lì lì davanti si vede una macchina, che in realtà è anche carina. Raga, ho visto qualcosa. Ok, allora, siamo degli agenti dell'FBI, cioè dell'FIB. Non possiamo cagarci addosso in questo modo. Raga, cos'è? Sto vedendo, avete visto? Giuro che non era nella casa stavolta, o probabilmente era un animale nella foresta. Dovete sapere che io come agente dell'FBI ho 1000 armi, quindi se c'è bisogno, prima di tutto la torcia, ovviamente, che è indispensabile. Ma guardate qua che cos'ho. Proprio sto coso che, se c'è bisogno, guardate, ve lo faccio vedere anche così. Cioè, è veramente fighissimo. Sto coso, vi giuro, fa esplodere tutti quanti. Quindi non preoccupatevi, perché noi agenti dell'FIB siamo super dotati di queste cose, perché andiamo ad investigare i casi più interessanti e più misteriosi che ci siano al mondo. Guardate qua, ci sono tutti gli alberi distrutti. E questa è la casa, che se tengo la torcia non si vede, ma così si vede di più. Ed eccola qua, questa è la signora. Allora, tecnicamente non so se lei mi vede. Probabilmente no, perché è tipo un evento del gioco. Ok, quindi probabilmente non mi vede. Vedete, cioè, ho paura che se mi vede mi ammazza. No, raga, c'ha un mega... Vedete, c'ha il coltello in mano. C'ha il coltello in mano, vedete? E poi, raga, scusate un attimo. Aspetta, devo zoomare. No, scappa. No. Allora, devo zoomarla un attimo, scusate. Lei ha dei segni sul collo. Aspetta, non si vede niente. No, si sta muovendo. Ah! Scusi. Se ne vada via. Ok, forse non devo entrare nella sua casa. Forse non vuole che io entri. Però devo vedere, perché ho visto che ha dei segni sul collo. Diamine, accidenti. Dai. Se riesci. Vedete? Allora, si dice che questa Serbian Dancing Lady sia uscita dall'obitorio, anche se in realtà non è che si veda molto bene, perché poi continua a muoversi. Però si dice che sia uscita dall'obitorio perché... Vedete, guardate! È proprio... Oh mio Dio, raga! E poi sembra... Posso dirlo? Cioè, sembra morta. Non ha gli occhi. Aia! No, mi scusi. No, scappa. Mio Dio, raga, questa cosa è veramente inquietante.
Come caspita è potuto succedere? Allora, io direi di visitare tutta la sua casa senza farci vedere da lei. Peraltro, scusate, ma questa macchina di chi caspita è? Cioè, è la sua? Oppure forse ha fatto fuori qualcuno che è venuto da questa parte, perché io non credo che una persona morta, è brutto da dire, ma una persona che è uscita dall'obitorio, cioè tipo da dove rinchiudono, tipo da dove mettono i morti, per chi non sapesse cos'è l'obitorio, tipo dove, un posto dove si mettono i cadaveri, che è una cosa orribile da dire, quindi forse smetto di parlarne, però sembra effettivamente uscita da lì, anche perché ha il collo tutto quanto tagliato. Insomma, non voglio dire di più perché poi diventa un video troppo macabro e vorrei evitare. Guardate raga, ma che caspita hai in mente di fare? Cioè, questo è proprio un evento di GTA che forse esiste da un bel po', ma che non abbiamo mai visto. Allora, aspetta, io ho una pistola che è super tecnologica, guardate. Che è la pistola degli alieni. Ok, eccola qua. Come vedete è super tecnologica. Questa qua forse riesce a... No! No, dai, per favore. No! Però sta scappando, vedete? Perché, allora, queste cose mi sa che lei non si può uccidere. Cioè, se io prendo la mitraglietta e faccio... Vediamo. Perché non va? Oh, non va. Ok. Vedete, non si può uccidere. Però se io prendo... Se prendo questa pistola tecnologica... Sembra che lei sia un po' spaventata, vedete? Sì, vero. Sembra spaventata, ok. Allora, abbiamo capito che questa pistola per un qualche motivo la spaventa, perché è la pistola degli alieni. Ragazzi, la stavo guardando per un po', ma adesso si sta comportando in modo strano. Forse ha attivato quella camminata che pensavo io. Che, vedete, cioè, sta camminando in modo davvero inquietante e non capisco perché... Cioè, è come se stesse facendo qualcosa, come se stesse progettando qualcosa, oppure come se fosse impaziente per qualcosa. Peraltro, raga, scusate un attimo, ma qui c'è una buca. Io non l'ho vista prima perché c'era lei, ma qui c'è proprio una buca. E questa buca, io... Ah, ma non è che è uscita da qua, scusatemi. Ah, no, 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 scusate, scusa, scusa. Cioè, a me viene da dire, ma non è che tipo era là sotto e tipo lei è uscita da quella buca, perché effettivamente sembra morta, raga, cioè guardatela. E poi ripeto, secondo me è uscito da lì per forza. Adesso però io voglio andare a vedere un attimo la sua casa da dentro, perché per capire meglio che caspita di cosa. Allora, mettiamoci in prima persona prima di tutto, ok, perché sennò non si vedeva assolutamente niente. Già la casa è stretta di suo. Allora qua sembrano esserci un po' di cose, vabbè, non... però questo ok, questo o è vernice oppure sappiamo tutti che cos'è. Sangue, purtroppo. Spero che però YouTube non si arrabbi perché ho detto questa cosa. No, no, signora, la pistola. Dai, prendi. Via. Ah! No, mi sono fatto male, raga. Allora, ricordiamoci sempre che questa pistola non è che fa male solo a lei, fa male anche a me. Allora, riprendiamo la torcia. Allora, raga, è inquietantissima come cosa, io mi spavento un sacco. Che caspita di casa è? Poi vediamo un attimo se ci sono altre tracce, chiamiamole ematiche, quindi di sangue. Qua non c'è niente. Però effettivamente, guardate, questa casa non è nemmeno abitata. Cioè, non credo che in questa casa ci abiterebbe mai qualcuno. Beh, oddio, però c'è una luce, se vedete. Molto inquietante, però c'è una luce. Quindi in effetti, mi rimangio quello che ho appena detto. Sembra abitata da qualcuno, anche se veramente in disordine. Mi scusi, no. No, prendo la pistola, la pistola. Via. Ok, perfetto. Ok, via, okay, perfetto. Vedete, questa pistola, tecnicamente, io so che tiene lontane tutte le creature nascoste e misteriose. Più o meno lontane, perché poi avete visto che non è che gli fa qualcosa. Però hanno paura per un qualche motivo. Beh, direi che come mistero è stato esplorato a fondo. Io direi di riprendere la nostra auto e siccome non si può fare niente, sì, sono un agente e dovrei togliere tutte le cose pericolose, ma mi sembra che questa donna in realtà non stia facendo niente di male, cioè è un po' pazza, è un po' morta e non si può uccidere né arrestare, quindi direi che me ne vado perché non può... Cosa, che intenzioni ha? Perché credo che adesso questa donna voglia uccidermi. Oh mio Dio, c'è un... No! No, 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 ok, mi sa che ci stava cacciando, ok. Forse potremmo ritornare in un prossimo video in questo posto. Se succede qualcosa di nuovo, se mi dicono di nuovo di esplorarlo, io vengo assolutamente ad esplorarlo. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo mistero di GTA e altri misteri fighissimi. Iscrivetevi al canale per vederli tutti e lasciate like se vi piacciono, se volete vederne altri.